Ma sappiamo tutti che è stata un'annata particolare, sicuramente difficile, eh, però sicuramente è stata un'annata in cui ognuno di noi si è arricchito, sia a livello umano che, che appunto professionale calcistico. E a livello personale, posso dirti. Che non sono stato il Diego Cencerelli dell'anno scorso o degli anni precedenti qui, visto qui a Teramo però ho dato sempre il massimo e non mi sono mai risparmiato credo che il mio punto di forza più grande sia, sia la fame eh, senza, senza motivazioni eh, sarei un giocatore normalissimo non ho grandissime qualità però la mia qualità più grande appunto è, è la fame e quest'anno forse si è vista meno, ma non è dovuta alla mia mancanza di fame, ma ad altri fattori esterni che sicuramente hanno influenzato. Del mister posso parlare solo che bene, anzi, ci tengo a ringraziarlo dal profondo della stima che provo verso di lui, indipendentemente da da quello che sarà comunque il suo cammino, se sarà a Teramo o meno, io lo porterò sempre con me perché mi ha, mi ha, mi ha trasmesso tanto sotto tanti aspetti, quindi se magari avrà l'occasione e se la merita di, di salire di categoria sarei felice per lui.